tutti i telespettatori di Ok Italia Parliamone. Oggi abbiamo ospite della nostra rubrica l'amministratore, il CEO di Reputation App, Andrea Baggio. Buongiorno Baggio. Buongiorno Massimo, grazie mille dell'invito. Allora Baggio, avete fatto... innanzitutto che cos'è Reputation App? Reputation App lo sappiamo perché siete stati ospiti anche in trasmissione già precedentemente da noi. Siete una società internazionale, forse leader del mercato a livello mondiale per quanto riguarda la reputazione, questa cosa talmente importante per un pochino tutti noi, soprattutto in questo momento in cui sul web può circolare qualsivoglia di informazione, da quelle buone alle fake news, che sappiamo essere un problema molto importante. Solitamente voi operate per governi internazionali, operate per imprenditori, per politici, per uomini dello spettacolo, per uomini impegnati nel sociale, per cercare di eliminare laddove è possibile, sempre nel rispetto di quelle che sono le regole internazionali e le regole dei singoli paesi, eliminare tutte quelle che sono fake news, notizie che potrebbero però danneggiare molto l'attività principale del soggetto che a voi si rivolge, sia esso istituzionale o privato. In questo periodo di epidemia, di emergenza legata al Covid-19, Reputation App però ha messo a disposizione, anzi ha fatto diciamo un esperimento, oserei dire Baggio, un esperimento utilizzando i vostri strumenti per poter realizzare un report che, ripetiamo, non ha alcun tipo di valenza politica, ma soprattutto, meglio, non è stato commissionato da nessuno, quindi assolutamente libero da qualsiasi tipo di condizionamento, circa la reputazione online dei politici italiani durante appunto l'epidemia coronavirus. Che cosa avete fatto? Ce lo spiegherà meglio lei. Avete analizzato 10 politici a campione, importanti sullo scenario, per verificare come se la stanno cavando durante l'emergenza coronavirus, o meglio, qual è la percezione degli italiani circa l'operato e l'attività di questi politici. Ci spieghi un po' meglio questa iniziativa, Baggio? Sì, grazie mille Massimo, hai fatto una spiegazione perfetta di quello che facciamo. Noi ci occupiamo prevalentemente di tutela reputazionale, gestione di crisi di governo, piuttosto che gestione di crisi aziendali, di aziende, di strutture. Quello che noi abbiamo voluto fare con questo report qua è mettere in campo alcuni strumenti che da tantissimi anni utilizziamo per governi, per privati, per qualunque tipo di struttura ne abbia la necessità, che permette di calcolare, di studiare il net sentiment dei soggetti. In questo caso qua abbiamo voluto analizzare alcuni dei maggiori leader di partito, ok, che abbiamo in Italia e che in questo momento qua, durante il periodo coronavirus, più di tutti si sono esposti a livello mediatico. Non abbiamo preso non ne abbiamo presi tutti, abbiamo preso i principali. La scelta è stata su quelli che più di tutti si sono esposti proprio a livello web, social media, ogni giorno parlano alla rete, parlano al pubblico. E con questo, analizzandoli tramite un nostro sistema di monitoring, quindi un sistema che ne analizza qualunque tipo di contenuto in rete, quindi analizza tutto quello che esiste nei motori di ricerca, quello che esiste nei social network, forum, media online, qualunque tipo di hashtag, qualunque tipo di contenuto, anche indirettamente a loro connessi, per dare una valutazione che ovviamente ha un arco temporale tra il 15 di aprile e il 21 di aprile, abbiamo preso questo arco temporale, e soprattutto dandogli una valutazione che può andare da un meno 100 a un più 100, quindi dando una valutazione mediatica a queste persone. E sono venuti fuori delle cose interessanti. Noi abbiamo preso le persone prese in causa, in questo caso qua sono Luigi Di Maio, Matteo Renzi, questo è molto importante. Quindi avete preso politici sia a livello nazionale, quindi parlamentari, segretari di partito, che anche... Sì. E anche presidenti di regione, come sono 10, li elenchi tutti, Andrea? Allora, abbiamo preso Luigi Di Maio, Matteo Renzi, Luca Zaia, Vincenzo De Luca, Giuseppe Conte, Nicola Zingaretti, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Attilio Fontana. Questi sono stati quelli selezionati. Riepilo per i nostri telespettatori, anche per coloro che non sono proprio espertissimi di politici.
di politica, lo diciamo ogni nome, lo ripetiamo con a fianco il ruolo che ricopre. Quindi abbiamo Luigi Di Maio, il ministro degli esteri italiani, ed è il vecchio responsabile del partito Movimento 5 Stelle, che poi è stato sostituito. Renzi, che sappiamo che è il segretario di Italia Viva, benissimo, continuiamo. Abbiamo Luca Zaia, il governatore del Veneto. Benissimo. Vincenzo De Luca, governatore della Campania. Esattamente, Giuseppe Conte, che ovviamente conosciamo tutti. Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico. E anche Matteo Salvini, della Regione Lazio, diciamo al doppio incarico Zingaretti. Perfetto, Matteo Salvini per quello che riguarda Lega. Perfetto. Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni. Perfetto, Fratelli d'Italia. E Attilio Fontana. Attilio Fontana, che sappiamo essere governatore della Lombardia, sotto attacco in questo periodo per la gestione della crisi. E sappiamo che insomma c'è una certa attenzione anche mediatica nei suoi confronti circa l'operato, se giusto o meno non stanno a giudicarlo, dell'emergenza, della crisi, soprattutto nel primo periodo. Perfetto. Sì, noi teniamo a specificare in tutta questa classifica qui che stiamo facendo e in quello che abbiamo diciamo analizzato, che è un'analisi puramente tecnica legata al Net Sentiment Score, quindi a quello che è la valutazione su alcuni basi, su alcuni algoritmi, sulle informazioni che troviamo del web, dei soggetti. Nulla legato alla politica, nessun tipo di commento politico, noi assolutamente ci distanziamo da questo, è semplicemente una valutazione di quello che è il sentimento che il web ha verso ognuno di questi soggetti. Allora, per capire meglio, per i non addetti ai lavori, questa graduatoria, chiamiamola così, questo elenco di cui dopo... Sì. Andrea, ci dirai qual è l'ordine appunto di posizionamento dei 10 soggetti che sono stati esaminati. Sì. E non corrisponde a una indicazione, una idea di voto eventuale, giusto? No, allora questo no. Noi quello che abbiamo esaminato, l'esame che abbiamo fatto è valutare sulla base delle informazioni che oggi ci dà il web, come ho detto prima, informazioni dei motori di ricerca, social media, forum o media online, qual è il sentimento delle persone, anche semplicemente un commento che viene dato dal signor Mario Rossi, ok? Chiaro. Viene esaminato i nostri sistemi, viene capito se quel commento, tramite anche intelligenza artificiale, ci permette di capire se il commento è negativo, positivo o neutro. Da tutta questa serie di informazioni veniamo e scopriamo, possiamo dare una classifica di quali sono magari i soggetti che hanno un sentimento positivo, quindi più verso il più 100, e quelli che invece stanno andando verso il meno 100. Oltre a questo, ci sono tutta una serie di analisi che ovviamente si possono trovare tramite il link che sicuramente dopo condivideremo e le persone potranno andare a visualizzare. Un aspetto importante, una cosa che volevo chiarire, potrebbe quindi essersi realizzato anche il fatto che uno di questi 10 politici abbia avuto un'esposizione mediatica meno imponente durante questa settimana presa come osservazione e di riflesso possa essere salito in graduatoria? Assolutamente sì. Una cosa che noi abbiamo notato, e possiamo anche dirlo, tanto adesso andremo a svelare quello che è la classifica, che per esempio il primo a essersi classificato è stato Luigi Di Maio, ok? Uno dei motivi per cui potrebbero essere sicuramente dei motivi politici dietro il fatto che lui si sia classificato tra i primi, però potrebbe esserci anche un motivo non proprio politico, ma proprio di comunicazione mediatico, nel senso che in un momento di coronavirus, quando ogni persona, ogni politico che parla di coronavirus o del tema coronavirus viene attaccato o nel bene o nel male, ma nella maggior parte delle volte viene attaccato nel male. La persona, il politico che si espone di meno, ovviamente, fa sì che la sua reputazione rimanga intaccata, ok? Fa sì che non abbia degli attacchi mediatici, non abbia soggetti, persone, il web che gli vada contro con commenti negativi, con emotion negative o con tantissime altre forme di valutazione del web. Quindi essere meno esposti a livello mediatico oggi può essere un motivo per cui uno si è classificato prima di altri. Beh, la curiosità in me è salita forte, anche se svelo ai nostri telespettatori che io ho già avuto modo di leggere in anteprima il report.
ma penso che a questo punto abbiamo solleticato anche l'interesse e la curiosità dei nostri telespettatori. E quindi Andrea Baggio, Reputation Up, come ha valutato il sentiment, appunto, la percezione di questi 10 soggetti? Ecco, andiamo in graduatoria per poter elencare l'ordine di posizionamento e anche eventualmente qualche commento per ogni singola posizione, certo, così come abbiamo fatto già per il ministro degli esteri Di Maio. Assolutamente. Allora, abbiamo per primo, prima di tutti, appunto, abbiamo Luigi Di Maio. Luigi Di Maio che, secondo il nostro parere, è, insieme al secondo, che è Matteo Renzi, ok, sono quelli che meno, un po' meno degli altri si stanno esponendo a livello mediatico, ok. Abbiamo poi al terzo posto Luca Zaia. Luca Zaia, che ovviamente come governatore del Veneto si sta esponendo mediaticamente ogni giorno. Ogni giorno con conferenze, ogni giorno cerca di tenere testa a quello che è la comunicazione verso il popolo veneto. Okay. Poi abbiamo a seguire Vincenzo De Luca, Giuseppe Conte, Nicola Zingaretti e al settimo posto abbiamo Matteo Salvini. E anche qua c'è da fare un commento. Matteo Salvini, sappiamo che si espone mediaticamente ogni ora, no ogni giorno. Ogni ora, ogni due ore c'è un post, c'è qualche foto, c'è qualche commento, c'è qualche video. E ovviamente è quello che può essere più criticato o meno criticato, ma quello che crea un net sentiment score più alto di tutti, probabilmente uno dei più alti. Poi abbiamo Silvio Berlusconi, abbiamo la Giorgia Meloni e abbiamo Attilio Fontana. Quelli che sono nell'ultima parte della lista, non è detto che siano soggetti che realmente semplicemente vengono attaccati nel male, ma sono soggetti che si stanno ponendo diciamo a livello mediatico, si fanno conoscere a livello mediatico e quindi ovviamente quando uno vuole arrivare a comunicare alle persone la propria idea, troverà di fronte soggetti che sono diciamo che hanno la stessa sua idea, soggetti che non hanno la sua stessa idea, quindi per cui aumentano i commenti, aumentano le interazioni, aumentano i mi piace, aumentano le critiche, aumentano le condivisioni e questo genera net sentiment score. Ecco, a me poi... questo, visto che questo elenco, questa graduatoria, salvo qualche piccola eccezione, sembra completamente inversamente proporzionale, l'opposto a quella che pare essere l'intenzione di voto che sappiamo è stata fatta in più riprese, perché vediamo nelle ultime posizioni sono collocati quei partiti che oggi invece nell'intenzione di voto sembra possano avere una maggioranza rispetto sì. agli altri. Sì. Nella valutazione avete preso in carico soltanto, chiamiamoli così impropriamente, i giudizi negativi o anche sono stati compensati dai positivi? Faccio un... No. Abbiamo preso ti rispondo che abbiamo preso in carico assolutamente tutto. Facciamo un esempio. Noi quello che abbiamo preso in carico è la prima cosa che abbiamo analizzato sono i temi associati. Quindi di ogni soggetto, adesso qui davanti ho la slide, prendiamo per esempio una slide per stare in casa di Luca Zaia. Quindi come temi associati abbiamo preso l'associazione di tutte le parole più importanti che sono associate a lui durante il periodo che abbiamo analizzato. In questo caso è venuto fuori Veneto, coronavirus, governatore, presidente, Zaia, sicurezza, attività, conferenza, tamponi. Queste Fontana, queste sono le parole chiave più importanti a lui associato. Oltre a questo abbiamo analizzato tre tipi di elementi. Il neutro, il positivo e il negativo. Quindi quello che sono diciamo le negatività, quindi i commenti, le interazioni, il sentiment negativo, quello positivo e ovviamente quello neutrale, quello dei soggetti che commentano, che danno informazioni, ma che realmente non espongono il loro parere in modo diretto. Molto bene, molto bene. Quindi, ecco, che tipo di utilizzo, l'ultima domanda che voglio fare, è che tipo di utilizzo Reputation Up oggi farà di questa ricerca? O meglio, è stato un mero esercizio interno e vi state quindi attrezzando a diventare anche sondaggisti, quindi affiancando questa branca di servizi a quelle vostre tradizionali, utilizzando appunto le vostre piattaforme, gli strumenti che avete, che sono, l'abbiamo detto in premessa, molto importanti, oppure è stato un mero esercizio in questo periodo di stallo legato alla crisi economica? No, questo è stata un'analisi fatta dal centro studi di Reputation Up, che
diciamo, non ha uno scopo di entrare all'interno di sondaggi, non è il nostro lavoro. Quello che vogliamo far capire con questa analisi è cosa si può analizzare nel web, che cosa il web ci può dire di fronte a determinate persone, far capire che in questo momento qua ci sono dei software, adesso li stiamo applicando in questo caso qua su una lista di politici, se noi li potessimo applicare anche semplicemente sulle informazioni di un'azienda, quali sono le informazioni che può captare dal web un'azienda tramite un sistema professionale di monitoring come il sistema software di Reputation App, e che ovviamente danno delle informazioni, perché ovviamente la cosa oggi importante non è avere tante informazioni in mano, perché avere tante informazioni in mano le possono avere tutti nel web, possiamo trovare miliardi di informazioni. Il problema è saperle interpretare le informazioni. Cioè, tu interpreti le informazioni, ovviamente capisci poi in base a quello che vuoi capire dove vuoi andare, come si sta comportando il mercato, come si sta comportando un determinato soggetto, personal branding in questo caso, perché ovviamente stiamo analizzando il brand personale di ognuno dei soggetti nel caso specifico. Però quello che vogliamo far capire con questo piccolo studio fatto dal Centro Studi di Reputation App è appunto quello che si può scoprire su un soggetto che adesso è fisico, ma potrebbe essere anche un'entità giuridica, tramite i nostri sistemi. Molto chiaro, molto chiaro. Quindi, ecco, l'ultima domanda è questa. Laddove uno di questi 10 politici esaminati, messi sotto la lente di ingrandimento circa il sentiment percepito appunto dalla rete, dal web, fosse stato un vostro cliente, avrebbe anche potuto trovare il modo per poter risalire in classifica? Sì, chiaro, ci sono ovviamente quello di cui noi siamo esperti è non solo l'eliminazione dei contenuti lesivi dal web, quindi da social media, piuttosto che da motore di ricerca. Siamo esperti nella gestione delle crisi reputazionali, gestione della comunicazione, che è la cosa più importante in questo momento qua. La parola detta nel modo giusto, la parola detta nel momento giusto può cambiare sicuramente quello che stiamo vedendo qui in questo articolo, in questo studio. Benissimo, Andrea Baggio, grazie mille per la spiegazione, per questo interessante report. Magari metteremo anche il link con la vostra autorizzazione anche del Assolutamente. report a margine della nostra intervista che andrà appunto sul nostro canale di OK Italia Parliamone. Grazie e arrivederci a presto e prossimo. Grazie mille Massimo, grazie mille dell'invito. Grazie a tutti.